Un saluto a tutti amici, quest'oggi vi parliamo di un accessorio che i più non conosceranno per diciamo poco utilizzo di dispositivi a ricarica USB, ma è molto utile, un multimetro USB della Mooker che abbiamo preso su Amazon a 14 euro e che come vedete è un compatto, è un dispositivo che ci permetterà di tenere sotto controllo tutte quelle che sono le caratteristiche di carica durante la carica dei nostri dispositivi. Si presenta in questa veste abbastanza compatta, caratteristiche di comunque sicurezza con le certificazioni, e andiamo subito a metterlo in funzione. Come vedete, appena collegato, la luminosità è uno degli aspetti più negativi che abbiamo trovato nel dispositivo, ma comunque si riesce a vedere abbastanza bene. Con il tasto si cambiano le modalità. In questo caso possiamo tenere sotto controllo quelle che sono il voltaggio, gli ampere in uscita, il tempo, perché qui c'è praticamente una indicazione di quello che è il tempo utilizzato per la carica, molto molto utile anche per vedere quanto tempo impiega una batteria per ricaricarsi, che sia essa di power bank o comunque altro dispositivo, smartphone, tablet, qualsiasi cosa. I watt, gli ampere orari e i watt orari, e l'ultima modalità è quella che ci dà un po' un'idea di quelle che sono la impedenza e le condizioni di lavoro della temperatura ambiente e le varie indicazioni per quanto riguarda le eventuali anomalie sulla presa 5 volt, quindi con i vari indicazioni di quelle che sono le condizioni di lavoro. Andiamo a collegare quindi in cascata il nostro cavo di ricarica di un qualsiasi dispositivo. Andiamo a collegare il nostro smartphone di prova, che è un Ukitel K6000 Pro. Andiamo a metterlo in carica. Appena l'abbiamo messo in carica, potremo vedere che il dispositivo, non so se si riesce a vedere, ok, abbiamo 9 volt, quindi questo è un dispositivo con Quick Charge 3, quindi il Pump Express della MediaTek. Viene ricaricato in questo momento il dispositivo con 9 volt 1,6 A, quindi vedete in tempo reale che verranno misurati i parametri per quanto riguarda sia la corrente di carica che la corrente di ampere totali e watt, quindi quelle che sono watt e ampere orari. L'impedenza del circuito 5,85 ohm, e queste sono le caratteristiche comunque in fase di carica. In qualsiasi momento, staccando e riattaccando comunque il dispositivo, non viene persa assolutamente quelle che sono le indicazioni già inserite in memoria. Come vedete, il dispositivo si ricarica senza nessun problema. Se tenete premuto il tasto a lungo, c'è un reset di quelle che sono le memorizzazioni, quindi quello che è la situazione fino a quel momento registrata viene comunque cancellata. Se andiamo a provare un altro caricabatterie, quindi in questo caso era un caricabatterie Quick Charge andiamo a provare un altro caricabatterie, anche in questo caso vedete, questo è uno Xiaomi, quindi è un Quick Charge 3 della Qualcomm. Come vedete, in questo caso non è compatibile con il dispositivo, quindi si caricherà a 5 volt 1,65 A. Cambiamo immediatamente lo spinotto, quindi lasciamo da parte il nostro smartphone, colleghiamo lo Xiaomi Mi 5, che è un dispositivo con Quick Charge 3, e lo colleghiamo direttamente, quindi quello con cui sto registrando lo colleghiamo direttamente, e vedremo che in questo caso la carica con lo Xiaomi Mi 5 siamo a 7 volt 2,55 A. Anche qui dipende molto da quello che è lo stato della batteria attuale. In questo caso lo Xiaomi ha una batteria comunque completamente quasi del tutto carica, quindi in questo caso vedrete 7 volt, ma in altri casi potrete vedere fino a 12 volt. Quindi è un dispositivo eccezionale per quanto riguarda le sue caratteristiche, la sua compattezza, utilissimo per quelli che sono tenere sotto controllo tutte le condizioni di carica, anomalie e alimentatori che possono erogare comunque sia tensioni che correnti poco affidabili e poco anche salutari per quello che sono le vostre batterie. Quindi un dispositivo che vi consiglio assolutamente.
niente. Ricordiamo che il dispositivo della Mooker J7 lo trovate su Amazon a un prezzo ancora buono, perché lo troviamo a circa 13,99 euro. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!